Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo interattivo. Andiamo a vedere un attimo un quadro generale. Farò tre gruppi, primo gruppo quarzo ialino, secondo quarzo ametista, il terzo quarzo rosa. Intanto che scegliete, vi dico, sceglierò quattro carte che indicheranno il passato, il presente, il futuro e un consiglio per voi. Quindi inizio dalla prima variante per il quarzo ialino. Andiamo a vedere una carta per il passato. Una carta per il presente, una carta per il futuro e poi prendiamo la quarta carta che consiglio per voi. Allora, quindi andiamo a vedere subito. Nel passato avete avuto una situazione forse un po' ferma, una situazione dove forse qualcuno non si è mosso verso di voi o voi avete avuto un impedimento. Comunque l'ammalato indica proprio una situazione dove non ci si è potuti muovere o dove qualcuno non si è mosso verso di voi. Ci sono stati degli ostacoli che non avete potuto risolvere. Poi nel presente abbiamo la morte, quindi probabilmente avete chiuso forse con questo blocco e avete deciso di andare oltre, di fare questo cambiamento. Andiamo a vedere che cosa vi porterà questo cambiamento nel futuro. Abbiamo l'innamorato, quindi sicuramente per l'energia maschile, sicuramente tornerete ad amare, per l'energia femminile arriverà un nuovo amore. Andiamo a vedere un consiglio adesso per voi. Abbiamo il nemico. Questo significa, come consiglio, probabilmente di stare attenti a quello che potrebbe succedere. Qualcuno che forse pensavate di fidarvi, forse non dovreste fidarvi. Quindi sapete voi, andiamo a vedere un consiglio anche dagli angioletti. Abbiamo agisci, non rimandare. Quindi questo è un consiglio per voi di agire, di non rimandare, di non stare fermi, ecco, perché probabilmente prima eravate fermi, adesso voi state uscendo da questo stato di fermo, ecco, vi stanno proprio consigliando di continuare così. Questo è per quanto riguarda la prima variante. Adesso passo alla seconda variante per il quarzo ametista. Quindi andiamo a vedere cosa è successo nel passato e mi è volata. Andiamo a vedere cosa c'è nel presente per chi ha scelto l'ametista. Eccola qua. Andiamo a vedere cosa ci sarà nel futuro per la seconda variante ametista e andiamo a vedere un consiglio per voi. Ed eccola qua. Qua sono scese molto più rapidamente e sono volute scendere loro. Quindi andiamo a vedere subito. Nel passato avete comunque avuto quello che volevate. Può essere sia in ambito lavorativo, una casa, la fortuna magari di essere stati assunti oppure nell'amore. Qua può riguardare un campo molto più vario, quindi il passato molto bello. Nel presente avete l'ancora, quindi un sostegno, una solidità, ci sono dei progressi, qualcosa di stabile, di solido, quindi quello che è successo nel passato, che vi è andato molto bene, vedo che sta continuando a persistere, tra l'altro con più fermezza. Nel futuro ci sarà un po' di attesa, quindi potrebbero esserci magari delle preoccupazioni, magari delle incertezze, magari un periodo di fermo, comunque potrebbe esserci un po' di paure. Andiamo a vedere un consiglio per voi, abbiamo il cane. Il consiglio per voi è proprio quello di essere fiduciosi, di non perdere le speranze, comunque, insomma. Il cane indica proprio la fedeltà, quindi fidatevi anche di quello che sentite.
andiamo a vedere un consiglio degli angioletti, abbiamo ascolta le ragioni altrui. Quindi significa proprio che dovete ascoltare anche le altre persone. Se riguarda la fiducia, provate ad ascoltare anche le altre persone, fidatevi di quello che potrebbero dirvi o consigliarvi. Questo è per quanto riguarda la seconda variante, adesso passo alla terza, il quarzo rosa. Andiamo a vedere cosa è successo nel passato per la terza variante, il quarzo rosa. Vediamo cosa c'è nel presente. Qua sono uscite mille carte. Cosa c'è nel presente per il quarzo rosa? Perché ha scelto il quarzo rosa? Cosa ci sarà nel futuro? E un consiglio per voi. Eccola qua. Allora, mi metto un po' meglio. Nel passato, ok, qua si parla di un innamorato, di un giovane innamorato, fidanzato, marito, ok, quindi si parla di questo. Allora, nel presente qua vedo degli spostamenti, dei viaggi, dei cambiamenti, magari per lavoro, spostamenti fisici, quindi potrebbe riguardare anche una vacanza, magari uno stacco, una pausa. Vediamo nel futuro cosa ci sarà. C'è il denaro, quindi la ricchezza, qualcosa di sostanzioso, ma non è detto solo più di denaro, inteso proprio come di denaro, qualcosa di importante, di concreto. Allora, vediamo. Quindi, insomma, se vi siete spostati per il lavoro, sicuramente avrà i suoi frutti. Andiamo a vedere un consiglio per voi. Abbiamo l'attesa, quindi non perdete le speranze. Consiglio per voi è proprio quello di lasciare perdere queste preoccupazioni. E insomma, se ci saranno delle pause o degli spostamenti, eccetera, di stare tranquilli, di non preoccuparvi. È normale, ci deve essere questa attesa. Vediamo un consiglio degli angeletti per voi. Usa parole di pace, quindi questo è un consiglio che forse non riguarda proprio la stesa, penso che sia proprio un consiglio generico, quindi se magari siete arrabbiati con qualcuno per qualcosa, eccetera, qua dicono proprio di cercare di tenere la calma. Questo è per quanto riguarda la terza variante, vi ricordo che faccio consigli. Consulti in privato, potete contattarmi su Facebook, Instagram o su TikTok, sempre di Moon Official. E niente, ci vediamo in un prossimo interattivo.